Dead or Alive, You Spin Me Right Round. 8 e 11 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano. È giovedì e il giovedì si parla di teatro. Buongiorno a Tamara Malleo. Buongiorno Fabio, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano. E allora, io benissimo, benissimo. Tu come stai? Molto bene. E appunto gennaio è un mese in cui il teatro risplende di nuove produzioni e di nuovi spettacoli, quindi ne abbiamo di che, cioè non possiamo raccontare tutti quelli che sono in scena, ma qualcuno lo raccontiamo e lo condividiamo con le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ma come quindi dice bene scena, ma come, ne vogliamo parlare di come dice bene scena e bene? E bene? Cioè ne vogliamo parlare di quanto è brava Tamara Malleo anche solo a dire la parola scena? Cioè nel senso io sono... No, non è vero. Cioè sono dei casi, diciamo così. Io sono esterrefatto. Però va bene. Allora, andiamo avanti e ci spostiamo subito in un... Forse non abbiamo ancora parlato di questo spazio che è Teatro Linguaggi Creativi, che si trova in via Villoresi, quindi in zona Navili Barona. Sì. E quindi si raggiunge con la metropolitana Verde Romolo. Sì. E è uno spazio gestito da tanti anni da Simona Migliori e Paolo Trotti. È uno spazio che dà molta attenzione alla drammaturgia contemporanea, sia di loro produzione che di compagnie giovani che hanno la possibilità di provare e di mettere in scena alcuni lavori. E in questo caso, questo fine settimana, il 19 e il 20, sarà in scena Il Canto del Bidone, che è una fiaba, in qualche modo dimenticata in una discarica. Una storia che nessuno vuole e si parla di nascita, di crescita, di educazione, di diseducazione di una creatura che cerca di evadere dal buio per arrivare alla luce. Una luce che gli viene imposta in qualche modo e in questa creatura trova due figure un po' surreali, fabbricanti di esseri umani, pronti a correggere e a perfezionarlo. Quindi in qualche modo c'è una narrazione un po' surreale di quello che è la vita, delle aspettative, di tutte le informazioni che ci arrivano e che spesso non vengono in qualche modo filtrate, o per meglio dire sono piene di proiezioni che ci portano ad essere ciò che il contesto ci impone, più che quello che siamo. Ed è un lavoro appunto legato ad una narrazione quasi ideale, e questo, Il Canto del Bidone, è quindi uno scarto di uno spettacolo che vuole rimanere tale, quindi che non vuole essere vincente e che dentro un gioco d'infanzia trova una specie di rifugio. Questo è uno spettacolo che appunto è firmato da Alice Sinigaglia e Elena Patacchini, con la regia di Alice Sinigaglia, con Davide Sinigaglia, Tommaso Pistelli e Caterina Rosaia in scena. È uno spettacolo appunto di una compagnia giovane, nuova, che Teatri Linguaggi Creativi sostiene come tante altre produzioni. La prossima settimana debutterà una produzione di Teatro Linguaggi Creativi, quindi ne parleremo. E sempre in zona Barona, Navigli, c'è Factory 32, che ormai sì, conosciamo, di Valentina Prescetto, che questa settimana, quindi sempre il 19, il 20 e il 21, porta in scena Annunciazione. Essere o non Annunciazione, essere... Annunciazione, no, non è quello, non è... Annunciazione, Annunciazione, tu Maria, figlia di Gesù, ah no, sbagliato, non è quello, no. No, la però... so, vedi, poi che bravo che la Maria so, c'è sempre. Hai visto che bravo, Troisi, ricordiamo, appunto, vabbè. La so, Annunciazione, Annunciazione, scusa Tamara. Essere o non essere una madre è un potere in grado di salvare il mondo? È una grande domanda a cui sicuramente non ci sarà una risposta, e la drammaturgia è la drammaturgia di Chiara Arrigoni, con Chiara Arrigoni e Ottavio Orticello, che peraltro Ottavio Orticello ha portato in giro anche uno spettacolo da un testo di Dacia Marini, quindi sempre l'attenzione al mondo femminile, regia di Erika Savalli, è stato finalista al premio Istrio Scrittore di Scene 2019. Si parla di maternità, si parla di due donne a confronto. La prima è una donna che incinta, che cerca di trovare un luogo per un aborto clandestino a pagamento, e l'altra vuole sapere perché vuole appunto fare un aborto questa donna, e in questo confronto, diciamo così,
c'è dentro una profezia, c'è un bambino che questa donna crede maledetto. Insomma, ci sono delle situazioni molto, anche qua c'è un ambiente un po' surreale che però ci porta dentro una realtà molto viva, che è appunto quella delle donne che devono confrontarsi con la maternità, con maternità volute, con maternità non volute, con delle scelte che possono essere fatte in maniera consapevole o non consapevole. E quindi anche in questo caso, temi leggeri stamattina, No, Fabio, infatti come vedi. ti chiedo scusa per aver fatto il pirla all'inizio, ti chiedo umilmente scusa, Tamara. No, 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 ma come vedi io per la mattina scelgo solo dei temi così vivaci, ma No, beh, dai, d'altronde. oggi, nel senso, altre volte invece ci hai fatto No, sì, però sganasciare dalle risate, no, come si dice. secondo me il teatro ci porta a porre al centro anche dei temi per poter avere la possibilità di riflettere su temi complessi, e il teatro ci dà gli strumenti per poterlo fare. Quindi, secondo me, è giusto porre l'attenzione anche su questi spettacoli. Quindi, a Attori Factor 32. 32, Valentina Pescetto, quindi zona Barona, anche questo si può raggiungere con la metropolitana verde. Annunciazione, essere una madre è un potere in grado di salvare il mondo. Per chiudere, non potevo lasciarti con uno spettacolo leggero, ci spostiamo al Parenti con uno spettacolo, quindi Parenti, Porta Romana, zona centrale, al Teatro Franco Parenti, arriva Filippo Dini con una compagnia molto nutrita di 12 attori e attrici. Filippo Dini è un attore straordinario che, se non avete mai visto a teatro, ve lo consiglio perché Filippo Dini è un interprete meraviglioso, ma è anche un regista e un autore meraviglioso. Filippo Dini, ha detto, ok, ce lo segniamo allora, ok. Filippo Dini che arriva dopo moltissimi lavori, arriva al Teatro Franco Parenti con questo spettacolo Agosto a Osage County, ed è un testo del premio Pulitzer, Tracy Letts, con la traduzione di Monica Capuani, che è una traduttrice ormai famosissima in Italia di testi teatrali, soprattutto della drammaturgia inglese e americana. E con questo testo racconta la storia di una famiglia, appunto, americana, che si riunisce per la morte diciamo così, del capofamiglia, e iniziano a svelarsi tutti quei segreti che si nascondono all'interno di una famiglia, quindi tra madre, figlie, nipoti, soprattutto all'interno delle relazioni femminili, e quindi c'è un reticolo di confronti, di scontri, di rivelazioni, anche in questo caso di frustrazioni nascoste, di svelamenti, di sogni infranti. È una storia molto complessa, a tratti anche molto ironica, ed è uno spettacolo sicuramente da vedere perché è una saga familiare che arriva in Italia con una forza e una potenza portata appunto dalla regia di Filippo Dini, con un cast davvero importante: Anna Bonaiuto, Manuela Mandracchia, Fulvio Pepe, Stefania Medri, insomma veramente tantissimi attori e attrici al servizio di questa storia, Teatro Franco Parenti. Beh, insomma, abbiamo passato tutta la Milano che ci possiamo fare. Dicevi appunto gennaio è un mese in cui poi i teatri risplendono perché insomma Tantissimo. fanno il cambio. Come si dice? Il cambio cartellone? Come si dice? No, entrano No, nuove. No, come si diciamo dice? che ripartono Ok. con gennaio, si riparte con tanti, anche con tanti debutti, molti Ah, spettacoli. ecco. E quindi? Peraltro, una nota, Sì? perché non lo propongo perché è uno spettacolo già sold out, sarà in scena fino all'11 di febbraio, ma al Teatro Grassi c'è Ho paura Torero, che è nato da un romanzo bellissimo di un autore sudamericano, Lemebel, e che parla del periodo di Pinochet negli anni Ottanta, e parla della storia della fata dell'angolo, che si intreccia con la grande storia appunto del Sud America nel periodo di Pinochet, quindi delle grandi rivolte contro la dittatura di Pinochet, e quindi c'è una storia personale che si intreccia con la grande storia con la S maiuscola. Non ne parlo perché è uno spettacolo ormai sold out, Ah, quindi non è beh, possibile vederlo. segniamocelo se per caso torna, Ma magari. si può leggere il romanzo, Ah, che è ecco un anche. romanzo bellissimo della letteratura sudamericana di appunto Lemebel, e segnalo un attore
molto bravo, giovane, che avrete sicuramente visto al cinema, che è Francesco Centorame, è un giovane attore di 27 anni, molto interessante da tenere d'occhio, perché ha voglia di condividere le parole, il senso delle parole, nonostante la giovane età, e quindi secondo me è da tenere d'occhio come attore a teatro. Ha portato anche l'anno scorso uno spettacolo su Gaber, quindi bello, bello. La storia che si intreccia con, diciamo così, con le nuove generazioni, secondo me è da tenere in considerazione. Interessante come sempre tutti i tuoi spunti, Tamara. Allora ricordiamoci, ricordaci anche dove possiamo seguirti meglio, e poi grazie davvero per questi bellissimi consigli. A parte il giovedì da te, okay, grazie. Sono appuntamenti importantissimi, ci possiamo, diciamo così, incontrare in TV sul canale 191 del Digitale Terrestre Milanao, e poi il lunedì in replica su Antenna 3, canale 11 del Digitale Terrestre, alle 23.30. Quindi il venerdì alle 16.40 e il lunedì alle 23.30. Alle 23.30. Tamara, grazie mille, buon teatro. Sono stato lunedì all'Arcimboldi e appena ho varcato l'ingresso del teatro non ho potuto che pensare a te. Quindi proprio sei venuto, mi sei entrata, mi hanno detto, ecco, vedi, eccoci qua. Dov'è Tamara? Dov'è Tamara? Non me l'hai detto. Sono andato a vedere lo spettacolo di Mollica, sono andato a vedere L'arte di vedere. No, bellissimo, davvero. Lunedì dell'Arcimboldi, che sono molto belli. Peraltro, appunto, Vincenzo Mollica è un grande narratore del pop, quindi cinema, televisione, anche teatro, fumetti. E raccontato però con tanta passione e tanta conoscenza, soprattutto, quindi è stato molto molto interessante quello. Un maestro vero, con la tenerezza ormai di una persona consapevole di essere arrivato alla fine del suo cammino, perché aveva questa malattia che lo ha reso completamente cieco oramai, malattia che ha dall'età di 7 anni, quindi sapeva che sarebbe arrivato questo momento, e ci racconta come ha vissuto sapendo questo e come ha fatto a fare tutto quello che noi abbiamo visto in televisione, avendo sempre in testa di doverlo fare entro la data di scadenza e dentro quel momento, e ricordando, tenendo nella memoria sempre tutto, perché poi un bel giorno lui non avrebbe più visto, e quindi l'unica cosa che gli rimaneva per vedere è la memoria, e quindi davvero molto molto interessante. Grazie Tamara. Grazie a te Fabio, salutiamo anche Viola che ti accompagna. Fa così con la manina, fa ciao ciao con la manina della regia. Salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Crystal Radio di Good Morning Milano. Ciao Fabio. A giovedì, ciao.